Ah, finalmente. Ah, finalmente, mica un'ora. Cioè, che cazzo. No, non è questo. Porco Dio, l'avevo scritto prima. Un'ora per uscire. Ecco te. Oh, ci ha messo un'ora a partire la cosa da live. Porca Dio, io sono 30.000 spettatori. Aspetta, mi sono dimenticato. Ora sì, ora ha più senso. Come? Mi dà ancora... Ci sei tu? Mi senti? Non sto capendo io, eh. Ok, vabbè, a me sul PC, cioè sul PC mi dà Valhalla, sul cellulare mi dà... non mi dà... Non mi dà Valhalla, mi dà ancora Dark Souls. Va bene, ok. Va bene, ok, perfetto, ci siamo. Ragazzi, anche a me dà ancora... Come? Ma sul PC dà... Vabbè, comunque... Eh no, però se mi sembra da così non ha senso, eh. Oh, ma non c'è un giorno in cui non ci sono bug. Cioè, bellissimo, adoro. Vabbè, comunque, benvenuti in questa nuova live, in questo nuovo... non so come dire, cioè... Sono esterrefatto, sono stracontento. Ah, adesso sì, mi esce Assassin's Creed Valhalla. Finalmente, minchia. Sono carico, carico come una molla per questo evento. Non so se andrà bene, non so se andrà male, ma io spero solamente che ci divertiamo. Solo principali, le secondarie le lasceremo indietro. Non oseremo neanche, cioè le farò in off screen, ma non oserò a portarle in live perché non voglio annoiarvi. Preferisco dare specialmente la qualità. Come questo mandarino che di qualità fa cagare. Esatto, dipende come sono le secondarie. Adesso vediamo. Sono curioso. E va bene. Disattiva i filmati degli assassini con... No. Sangue sì, smembramento sì, nudità sì. Nudità? Excuse me? Attiva la censura della nudità del gioco, come ad esempio il petto dei personaggi femminili. Comando per mirare, tieni premuto, calibrazione e pressione, vabbè. Queste mi sembrano, possiamo anche lasciare tranquillamente. Lingua italiano.
No, cazzo faccio. Va bene così. No, media era meglio. Ok, dimensioni icone in gioco. Vediamo un po'. Ah no, meglio grandi, va che mai non capisco mai. Alternativa comandi, seleziona metodi alternativi per gestire i comandi. No, grazie. Vabbè, lasciamo stare, lingua, ok. Oh, visualizzazione sottotitoli. Bello però come esce, sottotitoli codificati. Cosa facciamo? Cioè, attiva sottotitoli codificati del gioco può risultare utile se desideri notifiche aggiuntive per. Sì, ovvio. Oh, cazzo faccio? No, guarda. Ok. Ok. Nuova partita. Esploratore, vichingo, furtività. Ok, va benissimo, dai, facciamo normale che non voglio farmi vedere come un poppante. Silenzio. Stirpe degli dei. Ora vi racconterò l'inizio dei tempi. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare. Niente terra, né cielo. Niente erba, né vento. Poi il fuoco si unì al ghiaccio nell'abisso. E da questo grido venne il gigante Ymir, il primo essere vivente. Il fiero Ymir fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue, e dal suo cranio nacque il mondo in cui voi camminate e combattete. Questo lo senti anche in Vikings come narrazione, come storia della creazione del mondo. Sono Gesù in questo momento. Minchia. Eccoti qua. Ok. Questo è il nostro Eivor. Eivor? Eivor? Non lo so manco io. Eivor, senti questo motivetto. Ti rallegrerà, vedrai. Questo è il nostro Eccoti padre. qui, giovane Drake. Vai. Hai visto il nostro re? Sì, bene. Vieni, Eivor. Che bello. Hai trovato il bracciale? Sì,
Torniamo al nostro piano. Quando ci vedi parlare, sii veloce come un topolino e sorprendilo col nostro dono. Lo porgi in questo modo. Poi lo guardi negli occhi e dici: Re Styrbjorn, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Bene. Stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Sono fiero di te, Eivor. Che bello che comunque si mostri un po' femminile il bambino, perché comunque c'è, possiamo, perché possiamo, amico. La mia spada è assetata di sangue. Io voglio combattere. È bello avere la casa piena di ospiti calorosi. Cioè, comunque che è bello che non sembra né maschile né femminile e possiamo decidere noi che sesso dargli. E noi ovviamente maschio, a prescindere. Ah, già è vero, me l'ho dimenticato. Ora va bene. Ho bevuto il nettare di Odino e cos'altro. Oh, vedo che non hai niente da bere. Sigard. Non adesso. Ho qui un omaggio per tuo padre. Oh, che bel pezzo. Sono sicuro che valga due robuste navi lunghe. Dallo a me, glielo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Ah, Sigurd, scusami. Come vuoi tu? Resterai senza idromele. Da 15 minuti, la sei tranquillo. Di Valka è entrata nel martello. In quale martello, bitch? Ah, Gesù. Gioca! Con chi? Cazzo devo fare? Ah, così. Che bella la mitologia norrena, eh sì? Nostra madre? Ehi, hai il bracciale? Bene, indossò tuo nonno in una battaglia nella via del nord. Buono. Sì? Possiamo mostrare a Sigurd i nostri cairn di pietre. Buona idea. Lo faremo domattina a sorgere del sole. Va bene. Ora va. Hai un dono da consegnare. Robusta è la donna comunque. Eccoli. Eivor, aspetta. Skål! A Styrbjörn, il vero re di Reykjavík. Che nomi. Skål! Clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Ti ringrazio, Eivor. Oh Gesù, sto doppiatore.
Da questo momento siamo legati da un vincolo. Bene. La grande sala io vedrò. I grandi mari solcherò. No. No. Con Odino prenderò. No. Preparatevi uomini, di già. Tu invece no, Eivor. Non è ancora tempo. È un bambino, che cazzo, cazzo che non è ancora il tempo. Però pensare che da quei capelli marroncini ce li ha biondi è un po' strano. Ok, come corro? Quello. Oh, no, no, ma che... Oh. Iniziamo già bene. No, no, non ti prego. Ma non c'è nessuno. Oh no! Il velo si è alzato. Nulla può dirsi vero finché non è reciso dai rami di Yggdrasil. Devo uscire? Ok. Porca troia! Complimenti, mamma! Complimenti! Cazzo! Già immagino la cosa. Ma mi sento bene? Brava mamma, brava. Cazzo vuoi fare? Dai, Eivor. E meno male, perché io c'ho tutto l'audio del gioco. Cazzo vuoi? Oh, Madonna. Mi è partito. Accetta il fatto, muori da codardo davanti a tutti gli altri. Non li risparmierò. Battiti, amore, ignoralo. Che cazzo di elmo ha? Ma così erano gli elmi. Cambio della mia vita. Risparmierai il clan. No. Hai la mia parola. No. No. Ma cosa? No, non sarà mai così. Prendi la tua ascia. Iniziamo bene il gioco. Iniziamo bene. No. Cazzo.
Mi dica, signor Luca. Vabbè, lì sarà scelta tua. È uscito il 10 novembre comunque. Pelle d'oca. Fa qualcosa o tirami fuori. Posso analizzare i flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido. Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Ok, benissimo. Mi spiace, ragazzi. Riproduci il flusso di memoria di Eivor, uomo. O di Eivor, donna. O qua sceglie lui, ma io scelgo l'uomo. Bene, salvo la scelta e ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Perché Eivor, donna, sì, ci sta, ma io voglio essere un vichingo. Non voglio essere inculato. Io voglio inculare. Ok, capite? Eccoci qua. Eivor. Da quanto mi dai la caccia, morso di lupo? Norvegia. 800. Minchia. 18. Sono il tormento dei tuoi sogni ora. Minchia, 18 anni. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh, l'ascia di tuo padre. L'ascia di un codardo. Vaffanculo. Lurido verme. Codardo? Sei sacrificato per loro. Poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue. Che t'ammazzo. Una fine gloriosa. E io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni vivendo in schiavitù, nell'umiliazione, e avrai una morte solitaria. Questo lo dici tu. Uccidete tutti gli altri, fateli soffrire. Questo lo dice lui. Morso di lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Morso di lupo. Sì, varrai tanto argento quanto pesi. Alla nave. Perché non parla? Sarà per il morso che gli è andato sul collo? Poi so che parla in realtà, però. Infatti. Muoviti. E ti strappo gli occhi, capito? Perché la grafica mi ricorda troppo alla fine quello di Black Flag. Venti da sud. Dirigiamoci a nord e viriamo a ovest. Cosa ti ho appena detto? Legame d'onore.
Ok, io so che in alto a destra non ci dovrebbe essere nessuna icona perché ho cercato. Ah, così? Ah, con quadrato si va indietro. Ok, questo è scattare, ok. Ok. Ok, lo istinto di ricchezza. Ok. Comunque Demon Souls ha alcune tecniche del PvP di DS1, io pensavo di averselo... vabbè, immaginavo. Devo cercare di correre con X. Ci sta, eh? Era un bel pezzo che non toccavo un Assassin's Creed, eh. Devo mettere sta cosa. Ma perché? Va bene. È vero. Attacca con la sinistra lui. Ottimo. Meglio. Così? Sicura così? Mi sento meglio, in forza. E niente, di cancro alla fine l'unico è il backstab escape, ma non so se ci sia veramente no. Tipo puoi uscire dall'animazione del backstab rollando senza prendere danno. Buono. Sempre se c'è. Ok ragazzi. Meglio farne scorta. Ah, ok, con scusatemi se ci sto mettendo un pochino, eh. Ok, bitch. Vediamo un po'. Dobbiamo andare di là? Ok. Andiamo. Al massimo, ok, via.
Dai, non è malaccio. Dobbiamo vedere un po' la parte stealth. Buono. Già la salita ci sta. Minchia, che danno. Ok. Ok, tintinnio di ricchezza di qua. Ok. Vediamo. Che bello se ci salire i monti, che figata. Cioè, che altro è bello il fatto che hai più scelta nell'arrampicarti, cioè non sono punti preselezionati. Scriptati più che altro. E sali su. Cosa ci vuole? Ma devo per forza giocarmi gli altri Assassin's Creed per giocare questo? Intendo per la trama. Più che altro col personaggio che c'è dovresti, nel senso, da qualche sto la protagonista che... Ho sbagliato. Ok. Sì, minchia quanto freddo farà. Sì, perché comunque i primi possiamo considerare collegati, eh. Però boh. Uomini di Chiotve, devo stare attento. Mi hai girato? Ma come, dai, ma vaffanculo. Ah, posso pure raccoglierlo, bene. Sì. Ma no, volevo lanciarlo, vabbè. Molto bene. Bene, adesso devo lanciare al massimo. Come un tintinnio di ricchezza? Ma dov'è il tintinnio di ricchezza? Porca troia! Quello non può essere. Qua non c'è niente. Ho capito che sono in una zona vietata. Figo. Bisogno dei tuoi occhi. Il corvo può individuare rilevanti punti di interesse, quali missioni, ricchezze e misteri. E come? Non penso tu possa fare la kill stealth e non è ancora la lama cerata. Beh, hai ragione. Da Origins ogni gioco ha la propria trama. Cioè, sì, ma devi pensare che, cioè, nel senso, dentro l'Animus sono tutte storie diverse. Ma chi è dentro l'Animus ha la trama che segue comunque gli altri filoni.
Che io sappia e ho guardato anche. Ok. Sì, ma non è... Sì, lo so. Però è brutto dire che comunque... poi anche giocate di senso, tanto alla fine non c'è... La trama non è collegata, è brutto, eh. Disposizioni di Chiotie. Ricky Wolf. Prepara il foglio di Varin per i mercenari di schiavi. Puoi usare gli altri per il tuo sacrificio di sangue. Oh. Il sacrificio di sangue. Sapete che si facevano sacrifici di sangue ai tempi? Beh, il 99% della gente gioca DS3 come primo Souls. Non devo farmi vedere. Che erano a vista qui. Il corvo vive, combattono come per sempre. Eivor Morso di Lupo ha abbattuto 20 dei nostri prima di cedere. Beh, non è Eivor ridotto a uno schiavo? No. No. Non mi puoi fare queste cose. Comunque non penso di comprarlo, dato che starò fisso su Death per molto tempo. Cioè, sparo una freccia a sto qua, cioè scocco una freccia a sto qua e poi si gira come se niente fosse. Ah. Mi mancava Assassin's Creed. Ok. Doug, vecchio cagnaccio, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. Oh, Gesù, sto doppiatore. Chiotve ha cercato di vendermi, un errore che pagherà. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse possiamo ancora salvarli. Li troverò. Tu prepara la nave. Cerchi gloria. Vuoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni? Posso sempre attaccare la spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nostra nave e issare la vela. Scegli tu. No, no, andrò io alla spiaggia. È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, tieni. Questo cadavere non serve più. Grazie. Ci rivedremo alla nave. Bello che comunque noi siamo gli unici che comunque sono tutti lerci, quei vestiti di... Brr, così, e poi ci sono i nostri compagni che sono tutti belli con l'armatura e robe del genere. Oh, la finestra chiusa? Ah no, perché minchia, sto morendo di freddo io. Bello, eh. Eh sì. Ah, ok.
No, non è lui. Io non ho ancora capito bene come funziona. Va bene. Raga, io... Va bene. Ma è impossibile che sia lui il tintinio di ricchezze. Ma come fa il protagonista ad avere i capelli rasati a lati? In quei tempi non c'erano le macchinette per i capelli. Non so se è una pigliata per il culo, ma... Si tagliano i capelli con il coltello. Con l'accetta anche. Ok. Ci sono tre slot principali per le armi. Ogni arma è unica con uno stile di combattimento peculiare. Apparirà quando si ottiene un nuovo pezzo. Ok. Mano principale. L'arma assegnata nella mano principale sarà la fonte primaria di danni e deciderà lo stile di combattimento. Per un approccio più difensivo puoi anche assegnare gli scudi a questa mano. Mano secondaria. Puoi assegnare un'arma o uno scudo alla mano secondaria per avere uno stile di combattimento di supporto. Armi a due mani. Le armi a due mani procureranno entrambi le slot di... Ok. Oltre all'arma a corpo a corpo avrai sempre a disposizione un arco per gli attacchi a distanza. Ci sono tre tipi di arco, ciascuno con le proprie munizioni. Visualizza la pagina degli attributi nell'inventario per avere maggiori informazioni. Va bene. Mi serve lo skewed. Grazie. Ok. Va bene. Vabbè, io lo farò dopo. Ah, che è meglio, va. E però è veloce. Mi piace. Ovviamente dopo finito la live giocherò ancora. Farò le secondarie, vedremo un po' di non... C'ho paura, eh. Di fare cazzate, però ci vedremo. Crepitio di fuoco. Ok. Che succede? Ok. Ragazzi, sembro un idiota quando gioco ad Assassin's Creed. Sempre stato così. Posso fare niente. È la mia abitudine. Ok, via di là. Non so nemmeno manco come si corre. Cioè, pensate voi. Non so se è con X, non sto capendo proprio un cazzo. Ok. Come? Niente. Che palle. Il classico fieno. Comunque strano, Alan, che non hai mai giocato un Assassin's Creed. A Valdasness, come Pidocchi. Se usassi l'ingresso principale attirerei l'attenzione. Mi piace che sta che ci rifà sentire i suoi pensieri. Quest'area è chiusa. Nel senso che non puoi?
Però c'è oro lì. Dobbiamo andare dalla barca. Mi direi di andare da loro. Ok. Due di là e uno lì. Ha fatto questo, andiamo di qua. Ok, va bene. A me va bene. Faccio prima così. Come, non c'è un cazzo? Va bene. Non capisco perché la mia barba si illumina, però vabbè. Grande. Nice! Non so come cazzo ho fatto, ma nice. Non vibrare. Va bene. Ok, andiamo con voi. Ma grande. Nice. Very nice. Una richiesta. Questo deposito è sigillato e protetto dai ladri, ma il retro è fragile. Chiotve si infiorerà se la pioggia rovinerà i suoi beni. Ricky fu, ok. Grazie di averci detto una cosa importantissima. Arco rotto. Magari lo possiamo aggiustare. I don't know. Ok. Come? Ma ce n'è qui? Amore. Bella comunque l'animazione e tutto. Che cade nella neve. Bello, 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 bello. Poi vedremo se ci saranno un po' i roll, perché scatti così.
Come, solo? Ragazzi, meno male che non mi sto facendo vedere. Cioè, l'importante è quello, eh. C'è però per il dopo. Secondo me la lama celata l'avremo fra poco, eh. In base a quanto dura live. Io volevo portare ieri, ma il mio primo moderatore aveva problemi e voleva che lo guardassimo, che lo facessi venerdì, cioè oggi. Però vabbè, grazie. Per cosa? Sì, i miei occhi. Va bene, come vuoi. Cazzo è quella luce lì? Però voglio andare a dare... Come, scusami? La forma deve essere dentro alla casa lunga. Minchia, cerco di essere più stealth possibile, ragazzi. Cioè, in realtà mi sto facendo vedere praticamente sempre, però... Vediamo un po' se riusciamo a superare. No, perché non mi fa vedere la vita. Va a culo, va bene. Stai per cadere. Usate la lotta. Ti strapperò le viscere. Dai. Dai, dai, su. Dai. Stessa animazione. Attaccate da dietro. Sanguina. E muori. Quando mai morirò? Dai. Forse c'è un'apertura sul tetto. Che carino che lui pensa comunque ai suoi amici. E io sia l'unico che pensa ai soldi. Anche nei videogiochi penso sempre ai soldi io. Anche in Code Vein. Sarà che questo qua non si è accorto di noi. Dall'altra parte. Sì. Perché dice raccogli? Non capisco. No, dall'altra parte. Di qua. Dai. E sali. Porca troia. Ecco. Devo abituarmi ai tasti, scusatemi. Solo? Ok, andiamo qua. Ora gli facciamo il culo a sto bastardo. Ma come? Ma volevo fare il figo. Va bene. Va bene. Slegami e
sapevo proprio niente, corvaccio. Minchia, mi sembra Sigurd. Grazie. Tu getta quell'ascia o assaggerai la mia. Dovresti essere su una nave di schiavi, morso di lupo. E invece. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio, Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. Mi piace comunque il doppiatore di Eivor. Ti darò in schiavo a El. Perché avevo il tasto sbagliato? Sta zitto e combatti. Muori, sacco di merda. Sacco di merda. Ma se... Porca troia. Il vigore si consuma schivando o mancando un attacco. Se avrei esaurito il vigore non potrei schivare o bloccare finché non l'avrei ripristinato completamente. Potrei ripristinare il vigore con il tempo mentre... Ok, va bene. No, ho sbagliato tasto. No, non ho capito quando... Se ne scusa la mano secondaria per bloccare. Vabbè. Cioè, veramente, GG, veramente. Però, che figata, però. Come adesso l'animo... Come è bello l'animus adesso. Mi fa strano, veramente. Giocare a un Assassin's Creed dopo tanto tempo. Sì. In ginocchio, forzo di lui, e ti risparmierò. Sto zitto e combatterò. Che figata che è. Mio, puoi fare pure le finte. Ok, ho già capito. Devo ancora capire quando posso fare gli attacchi pesanti. Cazzo, scusatemi. Bastardo. Che bastardo veramente. Devo stare veramente attento alla stamina. Vabbè dai. Ci ho provato. Ma non mi piace che mi pigli per il culo. E allora e via con l'ultima prova. Sì. In ginocchio, morso di lui, e ti risparmierò. Sto zitto e combatti! Muori, sacco di merda! Ah!
Sì, so già. Devo ancora capire quando devo posso. Ce l'ho fatta. Padre, avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. Invece, in cambio della mia vita, risparmierai il clan. No, prendi la tua ascia. No, uccidetemi. No. What? What? Non sto capendo. Sei posseduto! Ah, eccolo! Cosa? Oh, sì, certo. Liberaci? Ci sei solo tu? Porcatelo quanto ce ne sono. Allora, ciao! Uno. Ah, due. L'hanno fatto! Ben fatto, morso di lupo. Anche se mi sei sembrato un po' spento. Ah! Se riuscite a respirare, riuscite a combattere. Avanti, bene, riprendiamoci la nostra nave. Come cazzo parlano? Come non c'è nessun drop, un qualcosa di vabbè. Ah, mi dovete perseguire per forza? Ma andare per le vostre gambine, no? Cioè, ci devo essere io che sono il vostro. Vabbè. Ci sei riuscito da solo. Quindi non mi rompere i coglioni. Per il clan! Aia. Potevi equipaggiarti l'armatura nuova. Ah, ma... Ah! Ma quando l'ho avuta? Quando l'ho avuta? Come? Non me ne sono manco accorto. Scusatemi, ma sono handicappato. Belli, non me ne sono accorto, vi giuro. Comunque volevo dire, ma potevano, ma qualcuno poteva fare un gioco sui vichinghi e basta, al posto che la Ubisoft ha dovuto fare Assassin's Creed. Cioè, non è un gioco sugli assassini, è un gioco sui vichinghi. Punto. Questa è la classica armatura di Ivar. Di Ivar. Per la gloria! Ah!
bene. È la tua fine. Non mi dispiace la canzone. Già finito? Queste lucine qua, non ne capisco che cazzo sono, però vabbè. Ciao. Così? Wow. Doug, Braggy, hai Remy? La via delle balene ci porterà a casa. Per gli dei, finalmente! Chiudi quella boccaccia e rema! Non so se è giusto andare indietro così. Ah sì, tanto alla fine non cambia un cazzo. Oh yeah, bitch. Silenzioso, Eivor. Non hai niente da dire sulle tue colpe? Oggi non abbiamo subito perdite. E gli uomini che ci hanno umiliati sono morti. Cosa dovrei dire? Oh, qualcosa come sono stato stupido, egoista, incosciente, cieco, testardo e puzzo di sangue e merda. Preferisco la mia versione. Preferisce la sua versione. E che versione? Ah, ok, va bene. Grazie. Stanno costruendo un avamposto su quell'isola. Uomini di Chiotte si gettano su ogni pezzo di terra. Cioè, ci sei te che capisci più di me. Anche fossimo moribondi, li spazzeremmo via facilmente. Andiamo. Razziamo, fanculo. Cazzo. Perché non farlo? Ah, non sapevo che c'erano anche altri Assassin's Creed. Ma tua mamma. Fate come me. Come devo fare? Toccarci le teste? Come? Ah, ho capito. Ma porca troia, dai. Ok. È fatta! Torniamo alla nave! Ah! Beh, non è male come idea, proviamola. Pensa così? Mordiossa. Mi piace come nome. Quindi, già finito la mappa? Perfetto. In realtà che non mi... Negozio della... Già capito. Mica che mappa. Poi sì, bello, 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 bello. Non mi dispiace. Non so che cos'è sto punto. Allora, noi dobbiamo andare. Minchia quanto lo comprerei. Compratelo. Bastardo. ma sì, ma sì, vabbè, ma io dico che penso. Vedi te, trovati. Come, è già finito, abbiamo già razziato, bene, via. Andiamocene, miei prodi. Vicky. Chi è ancora vivo?
Ma come? Ah, già è vero, io ce l'ho per la 4. Ci sono altri amici? Le gambe del nord, la battaglia per via del nord, capito? Ok. Via. Ci siamo? Bella l'acqua però. Dobbiamo rissare la vela. Dai. Ma dove? Ma basta! Non c'è nessuno. Parle le vabbè. Cos'è quello? Ah, un altro punto per ok, va bene, per salvare. Via. Ma no, basta! Sarà più crudele che mai. Non mi sorprende. Questa guerra prosegue da generazioni. Non mi aspetto certo che si tiri indietro. L'odio per quell'uomo ti brucia dentro, morso di lupo. Mi ci potrai scaldare le palle. Non preferiresti delle braghe di pelle di foca? Stai attento, Eivor. Un tale odio può renderti avventato. Ciò come che prego? Ha fatto a tuo padre, lo ha fatto a noi. Non sei solo in questa guerra. Chiedo venia se voglio andare al punto e fare le cose per i cazzi miei. Chiedo venia, vado ad allungare la live. Per gli dei quanto amo essere in acque aperte. Va bene. Il cielo, la nebbia, va bene. Il moto delle onde danno un senso di libertà. E poi, se mi volto a osservare i fiordi maestosi e la neve lucente, penso, per gli dei, il mondo è pieno di meraviglie. Non era un tuo pensiero. Un pensiero avresti detto, se posso dire la mia, io spererei. Tu l'hai detto in modo abbastanza stronzo, quindi porca. Quindi però fa danno, sta zoccola fa danno, Oh bitch. Fattene! Ma va? Non so come faccio a essere ancora vivo. Però va bene. Infatti, dicevo. È figo così. Comunque giocato no, scusami, ho letto. Ah, ok. Allora ho letto bene. Ma sì. Per carità, magari faccio due fatelo off camera, ma sì, ma è quello che voglio fare, perché preferisco farvi cioè mostrarvi le parti migliori, magari. Probabilmente ci sarà tanto gameplay, non lo so. Tipo che a me piace queste cose così, tipo dove off camera fai le robe e poi arrivi in, o in live o stai facendo un video fa. Anzi, volevo iniziare la live dicendo salve a tutti ragazzi, qui Mike Shusha e ben ritrovati. Però non no. Razziamo, perché voglio andare lì. Mi piace indicare quando non potete vedere dove sto indicando. Ci fosse il punto di razione. Non abbiamo copiato God of War con i simboli che poi cambiano. No.
Oh, ma dove cazzo posso... Jesus. Vela fuori! Innanzitutto c'è una cosa intelligente, ma... E se mettessi... Voglio vedere un po' come cambia il gameplay. Non ho capito, ma come cazzo faccio a passare qua se voglio razziare? Sempre se posso razziare. Non ho capito. Non ho capito. Che cosa vedi? Bravo, che cosa vedi? Non lo so, un'ora... cioè, abbiamo fatto un'ora e venti di live. Un po' troppo corto. Dove cazzo posso? Qui? Boh, vediamo. Ah, ok. Aia. Vela, vela! Fermi qui. Ma qua non c'è bisogno. Dai, meno male. Avviso il pubblico re Harald per cerca guerrieri. Rado fra gente buona armi e uomini e donne in cerca di guadagno e gloria. Se siete interessati cercate la nave di Harald. Va bene, non mi interessa. Che bello che parlano la loro lingua. Fra un'ora e mezza. Quindi faccio due ore. Quasi tre ore di live. So che non puoi stare per tanto. Quindi va bene così. Dov'è la torre più alta, porca troia? Ed ora che abbiamo fatto le mappe così non capisco più un cazzo. Cosa pensavi, eh? Io sono Gennaro. Ma tanto potrei anche fare... Dobbiamo vedere, eh? In base a quanto dura, perché qua non è... Cioè, sì, è a capitolo anche questo, però... Andiamo sempre a vedere. Ok. Arolo. Io non so se riesco ad arrivare già al punto in cui avrò la rama celata, ma spero di sì. Non credo, però sì. Vediamo. Ci vorrà molto tempo. E sali. Che c'è? Vediamo le prossime live se riesco a tirare gente, perché per adesso non sembra. Magari anche per l'orario che sto facendo. Tanto potrei portarle. Tanto dalla prossima settimana potrei portarle anche a mezzogiorno. Però mica erano collegati in 30.000. Mamma mia, che bello. Fa ancora il salto della Fiat. Va bene. Vedo dei tesori. Andiamo a vedere i tesori, va. Gli amici muoiono, ma queste reliquie dureranno in eterno.
Potrebbe. Queste cose sono i cattivi, giusto? Che non mi ricordo mai. Indietro. Ma perché? Ma cazzo faccio? Forza! Dovete attaccare l'astuzia! Dimentico che il quadrato non è niente. Porco dio. Ah no, non mi piacciono i tasti, non mi piacciono. Cazzo. Schivare con quadrato, ma perché? Ma era così anche negli altri Assassin's Creed, non mi ricordo sta cosa. Posso? Adesso vediamo. Minchia. Perché con quadrato sono abituato a... No, peccato, dovrei abituarmici, però... Sì, sì, ho capito, grazie. I talenti non mi interessa. E va bene, però posso pure cambiare. Aspetta, è vero. No, vabbè, ma non scherzo. Cioè, posso cambiare pure. Vabbè. Non credo che, vabbè. Mi sfugge qualcosa del tipo che non so dove è l'impostazione, però va bene. Vabbè. Allora. Facciamo una cosa intelligente, va. Grazie. Sì, sì, quella cosa l'avevo capito, solo che sono preso a... Bastardi comunque, adesso attaccano tutti insieme, circa.
Ma sanguina! Ma va? Non si sente il rumore. Insistete! Mi piace. L'altro lato deve essere sbarrato. Grande Eivor, quanto sei intelligente. Voglio scoparti, guarda quanto, da quanto sei intelligente. Deve essere bloccata dall'altra parte. Ma va, ma grande, ma sei un genio. Ma io ti sposo, oddio. Ma troppi segnali, basta. Capito. Quanto è bello Assassin's Creed. Per dire, eh. Yeah! Come? Come? C'è ancora gente? Ciao! Muori con dignità! E tu muori con... Oh, bravo. Come? C'è ancora gente? E va bene, ma l'altro lato deve essere sbarrato. Cazzo, non ho capito. Non ho capito, ma vedete? Ecco perché dico che voglio fare la secondaria, cose così. Perché sembra un deficiente. Yeah! Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Ma non c'è niente dall'altra parte. Quello mi piace come morto. Dovrò investigare qua. Per forza. Grande, ok. Aspetta. Rompi la chiusura di questa porta e poi affangulo. Yeah. Ordine per il bottino. Non stipate l'intero bottino in una sola casa. Ricordatevi dell'estate scorsa. Chiodove punirà le perdite con il sangue. Ok. Gigi, meno male, Gigi, veramente. Però eccoti qua. Mi piace quando fanno ste cose. Bene. Non posso farlo anche... Ok, posso farlo anche con le mani. E via. Dai, mi sta piacendo. Cioè, per adesso. Mi mancava. Grazie al gioco di avermi ricordato adesso. Andiamo. Ah, qui. Così.
Nota del vicino irritato, non riesco a dormire per via degli scavi sotto di noi, sono come topi che rodano la mia pace, cosa ci sta che ci aspettano di trovare laggiù? Se andranno avanti a lungo troveranno solo la mia ascia. Ah, briconcello. La tua ascia. Vediamo un po'. Ora si va ad esplorare i punti talento. Ok, sì. Il tuo è qua sotto. No, dall'altra parte. Però, aspetta. Così. Ok, devo scendere. Ok, va bene, ho capito. Ok, vedo già qualcosa lì sotto. Ricorda di esplorare, dici? Ma ricorda dei punti talento. In Assassin's Creed tante volte la risposta è il tetto. Ma basta! Catraia! Il tetto, dici? Andiamo sul tetto, va. Sì, ma è sottoterra, cretino. Come mai deve essere? Perché deve essere il tetto? Se è sottoterra, perché c'entra, cosa c'entra il tetto? Bro. Ha detto che senti i topi scavare sottoterra. Dice che non torneranno altro che solo la mia ascia. Ah, sei furbo, puttanella. Luca, tu ovviamente dovrai per forza stare a casa per un bel po'. Peccato, eh. Mi mancano le nostre uscite. E cattava del suolo. Ok ragazzi, questa è... Questa è stronza. Aspetta che se non facessi così... Un po' se lo trovo così. Va bene.
Eh sì, ma anche la tua ascia dove cazzo è allora? Va bene. Basta, ho capito. Poi ci andiamo perché sono curioso, perché si sta rompendo il cazzo da un bel pezzo. Maiali! Che io non sto chiedendo di saltare lì, ma lo fa lo stesso. Grande Ivar. Eivor, mi sono invitato a dire Ivar perché sono abituato con con Vikings. Andiamo di qua e poi andiamo avanti nel gioco, va. Attrezzatura. Avevo ragione. Vediamo un po'. Questo posto è ben sorvegliato. E sti ghiazzi? È un ben chi se ne frega. Hai finito le frecce? Grande! Vaffanculo, vaffanculo. Non si è capito un cazzo, non si è capito. Ma porca troia. Che carini, pensavano di fottermi. Che c'è? Non ho capito un cazzo.
Ok, va bene. Ok. Comunque fino al 27, vabbè, ancora 7 giorni. Ancora, basta. Ma chi sanguina? Basta. Ma che merda cosa? Ah sì, la tua situazione, è vero. Già mi sono dimenticato. A chi? Porca troia. Ancora. Oh. Oh, Jesus. Via. Perfetto, ma l'armatura che voglio? Serio? È lì? Ok. No? Ah, devo saltare così, ok. Scusatemi. L'ignoranza è... Voilà! Andiamo un po'. Vabbè. Io voglio le asce. Non voglio i martelli. Poi li proveremo tutti. In realtà non so se là ci sono le spade. E io voglio prendere una spada e un'ascia. Poi ci sono le... Di sicuro ci saranno gli spadoni. Poi ci sono le asce a due mani. Spadoni a due mani. Spade. L'accetta. Se non erro, dei viaggi rapidi già li hai sbloccati. Già è vero. Perché potrei. Vediamo un po' quanto sono rapidi. Oh. Vediamo un po', interessante. Poi domani quando arrivo dal lavoro, o magari domani mattina, metto già a caricare la live. Già devo andarci sì. Non voglio esagerare. Mi piace comunque il fatto che ci devono fare cazzo, ma ci devono far veramente aspettare così tanto? E ho visto che sulla 3, sulla 5 i viaggi sono, i caricamenti sono veramente wow. Di una velocità assurda. Salviamo! No, ma va. Vela! Catturate il vento! Quale vento? Qui abbiamo di strada da fare, eh? Non vedo l'ora di andare avanti. Oh, dai, non mi dispiace, eh. Giotbe avrà sete di vendetta e sarà più crudele che mai. Non mi sorprende. Questa guerra prosegue da generazioni. Mi aspetto certo che si tiri indietro. Ehi, l'odio per quell'uomo ti brucia dentro, morso di lupo. E ci potrai scaldare le palle. Non preferiresti delle braghe di pelle di foca? Stai attento, Eivor. Un tale odio può renderti avventato. Ciò che ha fatto a tuo padre lo ha fatto a noi. Non sei solo in questa guerra.
Vero. Bello che lui deve per forza stare lì così appeso. Re Styrbjörn ti darà una bella ripassata per avergli disobbedito. Lo farà di certo. E allora, non temi la sua reazione? Io temo soltanto che il nostro re mi darà ragione quando sarà troppo tardi. E Sigurd? Lui cosa direbbe? Se Sigurd fosse qui, sarebbe seduto accanto a te, intento a ripulire l'ascia dal sangue e sorridendo alla brezza. Che bello che loro si divertivano così poco. Sangue di là, scopate, razzie. Via. E cosa dirai al nostro re di questa disavventura? Solo la verità. Che abbiamo attaccato la fortezza di Chiotre, ucciso i suoi uomini e indebolito il suo potere. Compresa la parte in cui hai perso la tua ciurma e sei stato quasi venduto? Sarà inclusa nella tua saga? Se uno scaldo cantasse mai quella strofa, sarebbero i suoi ultimi versi. Oh, ma proprio non vuole far sapere che è stato. Che sta quasi per essere venduto. Bellin Eivor. Un pochino permaloso siamo. Non è possibile. Possibile usare la vela. Ma va? Attraccate qui. Però comunque si mette già tipo da assassino. Sta cosa non mi piace. Bene, bene. Il saziatore di corvi ritorna. E sulle sue gambe. Ciao, Radvi. Credevamo di averti perso, Eivor. E stavolta per sempre. Calorosa come sempre, Randy. Sembri coperto di merda rossa. Che è successo? Niente di cui vantarsi, ma posso dirti che i responsabili sono morti. Tu come stai? Non male. Anche se ho trascorso giorni interminabili a placare le ire del nostro re. Non l'hai. Aspetta, aspetta. Me lo aspettavo. E Sigurd ha fatto ritorno dalle sue razzie. Mio marito dovrebbe tornare oggi. Le ultime notizie lo davano vicino a Stavanger. Un'ottima notizia. Il suo coraggio ci serve. Sigurd non ti salverà dall'ira di suo padre, Eivor. Ormai dovresti saperlo. Avete avuto qualche imprevisto? Accade spesso con le razzie, ma abbiamo ucciso molti uomini di Chiotre. E ho trovato questa. L'ascia di mio padre. Ah. Dopo tanti anni, dovresti portarla a Gunnar. La farà tornare affilata. Buona idea. Ma prima andrò dal re. Non te lo consiglio, non ora. Sta incontrando un messaggero del nord. Aspetterò. Che hai? Sembra che hai? Piuttosto cupo. Qualcosa non va. Rivedere l'ascia di mio padre dopo 17 inverni ha risvegliato qualcosa in me. Una sensazione che non provavo dal giorno della sua morte. Da quando ho ricevuto questa. Tristi ricordi del passato. Duri e dolorosi. Forse potrei parlare con Valka. Potrebbe aiutarmi a comprendere queste sensazioni. Prenditi il tuo tempo. Ti aspetto alla casalinga. Anche tu sembri meno affilato, Eivor. Proprio come quell'ascia. Forse Gunnar può sistemarti. Te lo farò sapere. Allora, vediamo un po'. Puoi potenziare la tastatura più volte, ogni potenziamento aumenterà le abilità di base. Sì. Faretta, potenziare la faretta, aumentare la quantità. Buono. Potenziando la sacca reazione, potenziando la sacca di reazione, aumentare la quantità massima. Ok. Grazie. Andiamo de talente. Tipi di nodi. Spendere i punti talento nei nodi aumenterà la tua abilità di combattimento. Nodi attributo aumentano gli attributi di base. I talenti principali sbloccano le mosse del combattimento. Potenza complessiva. I nodi sbloccati incrementano la tua potenza. Migliorando la potenza saprai affrontare con più preparazione le sfide che ti attendono.
Va bene. danni corpo a corpo, non mi interessa ad aspetto. Va bene. Ok. No, utile, puoi anche rimuovere. Che figata. Quindi sono quindi sarebbero astuzia, nel senso stealth, le cose a distanza, tipo questo sarà sì, le cose tipo ah, facciamo il culo, cose così. Vabbè, vabbè. Di già, altri due punti. Hai una brutta cera. Bentornato comunque. E allora diamoci di un'altra. No, non ce li ho. Oh sì. Eccolo là, il colpo della spalla furtivo. Non ho capito. Tornato con una barca e una ciurma. Sono i tesori più grandi. No, ok, ho capito. Contano. Ti serve l'argento e i gioielli. Buono. Salute, e che cazzo vuoi? Guarda un po' chi c'è. Ti eserciti con le parole, Alvis. Ah, Eivor. L'unica bocca in tutta Midgard in grado di schernirmi. Davvero hanno dovuto aggiungere lui come doppiatore lì. Amico mio. Presto l'allievo supererà il maestro. Che ne dici di un'altra lezione, allora? Canzoniamo, qui e ora. Cosa mi rispondi? Dai, canzoniamo. Mi piace sempre giocarmi qualche moneta. Solitamente chi ama canzonare ha uguale passione per le scommesse. Ma oggi eviteremo. Forza, iniziamo. Sono pronto. Se vuoi canzonar, poni molta attenzione all'accento e al ritmo di ogni espressione. Il suono e la rima poi non devi scordare. Con tutti i tuoi insegnamenti non farò che trionfare. Con tutti i tuoi insegnamenti non farò che trionfare. No, la rima è buona, ma troppe parole interrompono il ritmo. Ah, dici? Ora passiamo ai contenuti. Ok, come vuoi. Devi essere tagliente, insultare un po' a braccio. Ma rimani nel tema, non rimare a casaccio. Se dicessi che tu sei ottuso e banale... Io ti apro e ti sventro come un vero animale. E ti sventro come un vero animale. Non male, non male. La rima e c'è anche l'assonanza, ma... Il verso era piuttosto sciocco mentre tu hai minacciato di uccidermi. Ah beh, effettivamente. Forse è meglio rimanere in tema. Ok, scusami. Tenilo sempre presente. Ti prego, Va, domina il mondo a suon di poesia. Sii rapido e scaltro ovunque tu sia. Un giorno vedrò i tuoi grandi progressi. E quel giorno vedrai, io ti supererò. No, e sfidandomi avrai solo grandi successi. E sfidandomi avrai solo grandi insuccessi. Sì, perfetto. Con questo verso mi avresti distrutto. Ok. Hai ancora molto da imparare, ma confido che col tempo apprenderai ogni cosa. È stato un piacere insegnarti. Torna da me quando vuoi. Forse lo farò. Grazie, Alvis. No, vabbè, ma questo mi è piaciuto. No, voglio provarci un'altra volta. No, è troppo bello. Salute, Alvis. Sei tornato. Ti andrebbe di riprovare? Accetto. Certo che stavolta andrà meglio. No, non mi piace, è divertente. Adoro. Dai, mi piace sempre giocarmi qualche moneta. Solitamente chi ama canzonare ha uguale passione per le scommesse. Ma oggi eviteremo. Forza, iniziamo. Un po'. Sono pronto. Riproviamoci, se dai. Se vuoi canzonar, poni molta attenzione
all'accento e dal ritmo di ogni espressione. Il suono e la rima poi non devi scordare. Sei un grande maestro e di me sarai fiero. Lo terrò ben presente e ti vado a sfidare. Lo terrò ben presente e ti vado a sfidare. Un'ottima risposta. Hai eguagliato il mio verso in rima e cadenza alla perfezione. Dai, ce n'è una che non c'è rima. Ma dai, ma siamo fuori di... Devi essere tagliente, insultare un po' a braccio. Ma rimani nel tema, non rimare a casaccio. Se dicessi che tu sei ottuso e banale, io ti direi che per te dir scemenze è normale. Io direi che per te dir scemenze è normale. Ah, una gran risposta. Mi hai rivoltato contro i miei stessi insulti. Ho parlato di intelligenza e sei rimasto in te. Quando ti vengono in mente più risposte, questo taglio così dell'audio, usa quella più fedele al tema in questione. Ultima prova. Va, domina il mondo a suon di poesia. Questa è... Sii rapido e scaltro ovunque tu sia. Un giorno vedrò i tuoi grandi progressi. E sfidandomi avrai solo grandi insuccessi. Sì, perfetto. Con questo verso mi avresti distrutto. Nell'arte del verso sei forte e capace. Hai cuor battagliero e rima rapace. Grazie, Alvis. Ricorderò i tuoi insegnamenti. Posso dirlo sinceramente? Questo modo qua non mi è dispiaciuto, perché a me le rime, a me piacciono. Vincendo le sfide di rime aumentare il livello di carisma. Sì, vabbè. Ho bisogno di connet. Ok. Tanto su io ho l'app di Ubisoft, dovrei vincere dei premi. Vedremo un po' cosa mi dà. Tieni premuto per... Sì, lo so. Ah. Ecco il fabbro. Eivor, morso di lupo. Bentornato. Gunnar, ho qui qualcosa che dovresti vedere. Per il tuono di Thor. È l'ascia di tuo padre? Non vedo questa bellezza da molto tempo. Ho forgiato quest'arma anni fa. È ancora buona. Ne vado piuttosto fiero. La sua lama è smussata, ma ha un buon fendente. Puoi affilarla. Posso darti una lama migliore e rinforzare il manico. E fortuna vuole che abbia un lingotto pronto per il lavoro. Ne sei sicuro? Not good. Ma in futuro dovrai portarmi tu i lingotti. Ce li ho? Le armi non si forgiano dal nulla. Sì, grazie, lo so. Migliore attrezzatura. Se porterai i lingotti alla forgia dell'insediamento, Gunnar potrà migliorare l'armatura e le armi. Così facendo potrai sbloccare slot rune, aumentare il limite di potenziamento del pezzo migliorato ed eventualmente modificare l'estetica. Modificarne l'estetica. Ma va? Fra, best gioco Eva, a me queste cose qua piacciono. Che si trasforma. Qualcos'altro? Dai, succhiami il cazzo e siamo a posto. Vediamo cosa hai da offrirmi. Dai, miglioriamo la qualità. Le texture. Beh. Facciamolo, dai, tanto. Mi manca un lingotto, però. Mi serve nient'altro? Vediamo un po', cos'hai? Tu come stai, Gunnar? Tieni duro? Il lavoro c'è e il mio spirito è forte.
ma le notti sono più fredde. La mia donna mi ha lasciato, l'hai saputo? Sì, mi dispiace molto. Da quanto eravate insieme? 5 settimane. 5 settimane di passione. Ma ormai è finito. Ma c'è che cazzo? Troverò mai la mia Brunilde? Le Valchirie non calcano queste terre come un tempo. Dovresti pensare meno in grande. Tu credi? Amico mio, guarda la mia merce, le mie armi. Io sono un uomo che mira solo alla perfezione. Ok. Per ora è tutto. Torna quando vuoi, Eivor. Allora. Allora, io direi, mi fermo qua, perché adesso vorrei un po' esplorare per i cazzi miei. Non voglio andare da lei per adesso, però penso che dovrò andare poi da lei. Quindi voglio un po' esplorare, vedere un po' le cose, e poi dopo insieme, come faccio sempre, spiego com'è andata. E niente, essendo che non è un gioco dove puoi salutare così, da Eivor e da Moi, ci vediamo domani. Vi ringrazio ancora, mi sono divertito assai e non vedo l'ora di andare avanti con voi. Notte a tutti, grazie ancora.